cose sarò, spero, più breve del solito. La prima è una ed è abbastanza scontata. Volevo ricordare che il 20 aprile, per la prima volta a distanza di forse quasi 10 anni dall'ultima manifestazione che c'è stata a Novi Ligure, il Movimento Natale Terzo Valico ha scelto Novi Ligure come luogo in cui manifesterà. E lo farà da Novi Ligure a Pozzolo. Guardate, io sono convinto di una cosa. Quando nell'assemblea di coordinamento dei comitati abbiamo scelto che fosse Novi la nuova piazza in cui costruire la grande manifestazione in Valle Scrivia, io credo che abbiamo fatto una scommessa, no? Perché diciamo così, lasciare quel luogo certo, sicuro, da cui io vengo, che è Arquata Scrivia, dove bene o male sappiamo che lì le cose, insomma, manifestazioni ne abbiamo fatte più di una e sono sempre andate bene, è stata anche, come dire, la volontà di giocare la scommessa che era arrivato il momento di lasciare i lidi, forse quelli più tranquilli, quelli dove ci sentivamo più forti, per provare a portare, come dire, questa grossa battaglia, questa grossa sfida in quello che io un pochino definisco il cuore della bestia, no? Perché non dimentichiamocelo che in questa città esiste un sindaco che si chiama Robbiano, che in questa assemblea non viene mai, e ovviamente non viene mai perché sa che se lui tentasse il confronto con queste assemblee ne uscirebbe esclusivamente con le ossa rotte. Guardate, abbiamo assistito ad una cosa in questo periodo che è una cosa assolutamente divertente. Era febbraio dell'anno scorso quando in questa sala c'era la prima assemblea a Novi Ligure. E venne un assessore del PD di Novi che ci spiegò: ragazzi, il Terzo Valico ormai è tutto quanto deciso, noi l'unica cosa che possiamo fare è governare il processo, perché guardate, noi come amministrazione comunale potremmo anche schierarci contro, ma se ci schieriamo contro poi non andiamo alle riunioni, non possiamo governare quello che succederà sul territorio. Poi ovviamente sono spariti Robbiano e la sua cricca dalle assemblee di questo tipo, salvo ultimamente ci sono state, mi sembra, le elezioni dove il PD di Novi non è più il primo partito di Novi, e lo dice uno che, come dire, sapete, insomma, non sono uno che bazzica per le urne molto facilmente. Quello che però è avvenuto è che quelli che governano questa città da 25 anni, per la prima volta, io credo anche grazie a quello che è riuscito a mettere in campo il movimento in questa città, è riuscito a costruire, come dire, un qualcosa di nuovo. Cioè il fatto che quelli che governano questa città con un'incredibile arroganza e ci hanno spiegato per anni che il Terzo Valico era un progetto a cui non si poteva in nessun modo rinunciare, adesso incominciano a capire che dal punto di vista del consenso incominciano ad andare in difficoltà. E allora si inventano quella cosa straordinaria che hanno chiamato moratoria, la famosa moratoria dei sindaci. Quella che il movimento ha definito e continua a definire una grandissima truffa e una grandissima presa in giro. Quello che noi chiediamo, e lo chiediamo in maniera molto chiara, guardate, lei lo chiamava il fatto che forse le donne e gli uomini che fanno questa battaglia hanno un po' introiettato il concetto di vittoria. Noi non vogliamo nessuna moratoria perché sappiamo che sospendere tutto oggi significa per loro che sono in difficoltà poter mettere le bocce ferme, aspettare le prossime elezioni amministrative, perché non dimentichiamoci che l'anno prossimo qua in Valle Scrivia, dove il PD è uscito a pezzi alle ultime elezioni politiche, secondo noi non casualmente, e poter dire nuovamente, potersi nuovamente accreditare davanti alla cittadinanza come degli amministratori responsabili e degli amministratori consapevoli. Quello che noi diciamo e che diciamo con forza è che gli unici amministratori pubblici, e noi siamo contentissimi che questo avverrà il 20 aprile, in manifestazione con noi ci sarà il sindaco e tutto il consiglio comunale di Pozzolo Formigaro, che hanno avuto il coraggio di dire no al Terzo Valico, e permettetemi anche, perché questo fassolino della scarpa me lo devo togliere, e il mio sindaco d'Arquata, che per primo decise di schierarsi contro il Terzo Valico e oggi decide di tornare più su miti consigli e chiedere anche lui l'utilizzo della moratoria, è per noi, rappresenta per noi quello che Ferrentino ha rappresentato per la Val di Susa. E quindi, come dire, lo diciamo con forza, ci saranno moltissimi amministratori pubblici, consiglieri comunali, ci saranno sicuramente dei parlamentari, dei senatori che parteciperanno alla manifestazione del 20 aprile, ma soprattutto, come sappiamo, ci saremo noi. E partiamo da questo dato. Noi pensiamo, e ognuno di noi uscito da questa sala deve fare in modo e deve lavorare perché la manifestazione del 20 aprile sia la manifestazione più grande di quella che è stata da Serravalle ad Arquata. Perché questa è una città da 30.000 abitanti, io sono sicuro che i cittadini di Novi Ligure risponderanno, io sono sicuro che scriveremo l'ennesimo pezzettino della storia del movimento contro il Terzo Valico nella manifestazione del 20 aprile. L'ultimissima cosa invece che voglio dire è questa, proprio perché qualcuno giustamente diceva la Val di Susa, noi siamo una piccolissima cosa rispetto alla Val di Susa.
Però a gennaio dell'anno scorso nessuno avrebbe scommesso che siamo scesi migliaia di persone nelle strade della Valle Scrive, della Val Polcevera, della Val Verde, della Vallemme, e credo che nessuno avrebbe scommesso a gennaio dell'anno scorso che questo piccolo movimento, che non è certamente il movimento natale della Val di Susa, riuscisse per un mese continuativamente, tutti i giorni, dalle 8 del mattino a mezzanotte, a bloccare gli espropri. E dobbiamo dirlo con forza, che gli espropri non sono avvenuti se non in piccolissimi comuni, e dobbiamo dire con forza che dopo la battaglia degli espropri di quest'estate esistono addirittura luoghi come Arquata Scrivia dove non hanno neppure avuto il coraggio di recapitarli nuovamente gli espropri, perché sanno che ci troveranno là, come ci hanno trovato là a Campo Moroni in Val Verde e come ci hanno trovato là a Gavi sotto mezzo metro di neve, quando hanno voluto portare la cellera da Torino per eseguire gli espropri e quando tutti quanti insieme abbiamo deciso che non ci volevamo spostare e che gli espropri non dovevano eseguirli e che se dovevano eseguirli dovevano utilizzare loro la violenza. Ricordiamoci solo un'ultima cosa, che per me è una cosa molto importante: la lotta non sono medaglie da mettersi, da appiccicarsi addosso, ma la lotta per noi ha significato anche, sapete, lo ripeto spesso, che molti di noi, credo che siamo già più di 50 persone, sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio, per violenza privata, per aver bloccato gli espropri. Un forte abbraccio, tutti noi lo dobbiamo a quelle 50 persone che oggi sono state denunciate. È toccato oggi a loro, domani toccherà agli altri. Non perdiamo, diciamo così, l'occasione di avere qua con noi questi ospiti, perché sono ospiti importanti, perché, lo dico anche con un pizzico, questo sì, di orgoglio. Quando era metà gennaio, forse inizio febbraio, in un po' partivamo e andavamo in Val di Susa. Più di una volta ci siamo andati in Val di Susa e rompevamo le balle. Ma spiegateci un po' sti presidi, ma spiegateci un po' sti comitati, ma spiegateci un po' come funzionate. È vero, la Val di Susa non è un modello, ma la Val di Susa ha rappresentato una cosa: la speranza di poter dire agli altri che è ancora possibile lottare e soprattutto vincere. Perché vinceremo in Val di Susa e perché vinceremo qua in Valle Scrivia. Bravissimo. Però adesso, per favore, smettetela di dire che non siete bravi come in Val di Susa, perché per quello che ho capito io, per quello che ho visto io, per quello che ho seguito io, voi siete bravi come in Val di Susa e anche di più.